la zona dove si ubica lo studio è esplosa, ma non è che è esplosa, nel senso ci sono state delle esplosioni, ma c'è stato un blackout assurdo che ha spento il mio studio e tutta la zona residenziale adiacente. Non importa, non facciamoci scoraggiare perché il pub si fa lo stesso e si fa qua da casa mia. Iniziamo con le presentazioni. Fresco come una rosa dopo un piccolo relax durante il pre-live, eccolo qua con un cappellino tutto newyorkese, Matteo Riso. Buonasera, 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 Ciao Matteo, buonasera. ciao ciao ciao. Aspetta che ho i sub sul viso e non capisco. Eccoci qua, ora torna, ora torna. Com'è? Tutto a posto. Ragazzi, un grande ritorno al Pub Old School. Ci concede la sua presenza, seppur pagata, a differenza di tutti gli altri ospiti, ovvero il Masseo. Ciao Ma Edo. dove? Quando pagata? Dove? Dammi i miei soldi. Allora, innanzitutto, dato che siamo al Pub Vintage, voglio Ciao tornare Edo. in mood da maratona facendo una cosa. Attenzione, cos'è Ecco qua. che... No, ma perché? Fa freddo. No, non fa freddo. Madonna, è vero, fa freddo. È A me fa freddissimo. un freddo bestia. Intanto do il benvenuto alla carissima, bellissima, straordinaria, eccezionale Crispiz. Ciao. Hello. Ciao Ciao, belli. bentornata. Hello, hello. C'è sempre lui, l'uomo che ha deciso di non andare in televisione a parlare di cinema, ma ha fatto arrivare le televisioni dentro di sé. Victor Laszlo. Incredibile. Va bene, che Beh, cazzo vuol dire? questo è Ma bello, cosa non l'ho vuol capito, ma è dire? bellissimo. Per gli Ciao, occhiali, perché sono Vic, questi occhiali bello. molto... Ah, per gli occhiali, sì. Alla Romero, alla Romero. Bello, tipo Run DMC. È bella la montatura, comunque. È bella e Io di importante. Run Non sono neanche pesanti DMC. come sembra, sembrano pesanti in realtà Oh, no. Vabbè, ma... saranno di celluloide, no? Mettono... Penso. Ma ci mettono la sborra Carbonio. dentro. Sì, proprio più quello che ha detto il Masseo. Sì, Credo che... ormai sei tutto leggerissimo. Montata neve. Vabbè, anche Sì. esperto ottico il Masseo, ormai è diventato... Una persona completa. Ormai. Ma chi è che porta gli occhiali qua? A parte me, Victor. Cioè, te è vero, te ce l'hai gli occhiali. Cioè, te c'hai culi di bottiglia, anche te. Sì. Vero, vero. Cosa sono i culi di bottiglia? Sono Io da quelli con le sole, da lenti. Ah, culo di... Ma vattene a fanculo. Vabbè, ma non hai mai sentito culo di bottiglia? Ma è possibile che tu non sappia nulla, praticamente nulla. Non... Io sono un vaso vuoto. Più che altro, quando ero piccolino, mi parlava sempre per proverbi. Era molto fissata, ancora oggi, è molto fissata con i proverbi. Però non ne ho mai messo uno in pratica, cioè non ho mai visto uno. Ad esempio? Non me lo ricordo. Perdonato non si guarda in bocca. Ecco, questo a cavallo. Poi non sai mai da dove arriva, ti devi documentare, è molto Non faticoso. si sputa nella No, a minestra. cavallo donato non si No, guarda in bocca, in realtà è questo caso. abbastanza semplice. Perché quando uno va a comprare un cavallo, guardi i denti per vedere se è sano. Se te lo regalano, non stai a fare il sottile, a guardare come sono le gengive, te lo prendi e basta. Vedi, In quello vabbè, non si senso. sputa nel piatto dove si mangia, è abbastanza palese, nel senso che... Ma non è un proverbio. Sì, è un È proverbio. un detto, eh. Allora, ragazzi, dato che siamo in tema vintage per colpa di un blackout della mia zona, abbiamo un'altra grande postazione vintage. Eh beh, Masi? sì, Eh chiaramente, perché beh, per anche lui, forza. poveraccio, non può. Dallo sgabuzzino. Eccolo. Dal letto. Ma Salve. salve. Madonna Ah. puttana bastarda. Eccoci qua. Ecco, va bene. Non la sto Grande. facendo Sì. bene. Io prendo... No, No, non non ce si può la faccio. dire questo, eh? Anche perché poi se ci prendono sui coglioni ci staccano la luce così a spregio Ma quando poi posso. ma la è più volta buona e senza poi occhi di me ridicola. stasera, Masella. Come mai? Se ciò? Sei più senza occhi te di me in questo momento. Sei Io c'ho inquadrato in un ormai. Ma perché quadro. sei già abituato Abbasso. al buio, capito? Adesso che è abituato al buio, vede nel buio non ha più bisogno degli occhi. E girami il Scusate, cazzo. ma. Però io vi devo far vedere una cosa incredibile. E vai, vai. L'ova? Dove cazzo è la telecamera qui? Porca Madonna. Vabbè, è incazzato come un mostro, già prendi. Ah no, Ecco qua. guardate, non è più la stanzina di Bello. prima. No! Ah, Ah, beh. No, è la solita, ma è stata rivoluzionata. Vabbè, più pulita, infatti più... me la Oh, ma ricordo prima bene. non c'era quel mobile dietro prima? No, ma va. No, assolutamente no. E prima era un Qui magazzino, c'era tipo. tutta la rastrelliera, Sì. fucili, Mi qui c'era la ricordo, sì. scrivania.
Sembrava un capanno degli attrezzi. Sì, questo è l'appartamento di Vogelita. Sono andato via, hanno ben pensato di scacciarmi del tutto e quindi l'hanno sistemata nel cazzo di pareva. L'hanno subaffittata. Sì, ecco. No, in realtà è stata sistemata perché doveva... Aspetta, perché doveva venire... mi aveva preparato tutto per... Oh! Vabbè, okay. Ce lo dirai la prossima volta. Grazie a Vale Fischia. Comunque lo sai, anch'io a casa mia non c'ho più la cameretta. No! A casa mia, ma c'hai 40 anni, ma Dio. Ma che cosa vuol dire? Ma scusa, a te non manca la tua prima casa? Aspetta, ti dico, cioè fammi finire il discorso. Ok. Scusate, ho appoggiato il tavolo. Vai, siamo qui. Doveva sistemare tutto perché doveva ospitare dei profughi ucraini. Ah, ok. Però poi... quando ha finito non è una trollata, non penso. No, pensavo stesse checcando. Sembra una serie, infatti. Stesse checcando, sembrava seria come cosa. È seria, ok. Ok. Sì, perché comunque la stanza è una dependance in giardino e quindi comunque c'è il bagno, ha preso la cucinetta, il frigo e tutto. Però poi alla fine non aveva più bisogno, insomma, so che cazzo è successo. Ma scusa, Edo, ti posso chiedere, perché non ti manca la tua vecchia casa, la tua prima casa? Non ti ricordi l'infanzia, il nascondino, cazzi, non ti viene, cioè non ti manca? Non mi manca, perché dovrebbe? No, non lo so, a me per esempio manca la mia cameretta. Ma la cameretta. Io guardo sempre al futuro, Dario, mai al passato. Ma lo dici a me? No, aspetta, fammi finire. Non guardi nemmeno a quello che interessa particolarmente. Testa di cazzo. Ha fatto nel possibile, ma sai perché? No, perché effettivamente ha ragione lui, non mi ricordo un cazzo, è quello il problema di base. Grazie per B-Up e Gas Curly. Ma a me manca un po'. Non è che me ne fregava tantissimo, però poi quando sono arrivato a casa, che non ho più visto il mio letto, il mio armadio, così mi ci è girato un po' il cazzo. Ma perché? A me è capitato, ricordando magari, a me è capitato qualche mio video in home vecchio, che avevo all'inizio avevo quell'armadio. Sembrava che stessi dalla tua nonna, tipo, la prima era un po' vintage. Un pochino quello. Quella cosa un po' mi manca, nel senso che ci sono cresciuto in quella... Allora, io sono d'accordo con Matte e con Victor allo stesso tempo, nel senso che io non provo nostalgia di casa, della casa dei miei, della mia cameretta, però ieri mi è capitato di andarci e quando vedi tutto di nuovo è un po', cioè più che altro non tanto per la nostalgia, ma perché capisci che stai invecchiando, cazzo. Eh sì. Non è che uno ci pensa, però se ti capita davanti. I primi baci, i primi fumetti e manga letti. Addirittura. Anche le prime trombate le fatte lì, io almeno l'ho fatte lì le prime. No, non proprio la prima, ma comunque il primo sesso consentimento l'ho fatto lì, di nascosto dai tuoi. Ma poi quando giocavi alla televisione con la PlayStation o con i tuoi amici, ti rinchiudevi lì dentro. Ho fatto il telefono. Che bello. non ti ha sentito, credo, è già... Niente, proprio, talmente assorto nelle sue stronzate. Scusate. È la figa, ragazzi, la figa. No, è Mister Valerio. Chi è? Mi sono andate a puttane le impostazioni audio e dopo mi deve dare una mano a ripristinare tutto. Ti hai una prima casa o stai ancora nella tua vecchia casa? No, a dire la verità, io nel frattempo ne ho girato tre. Cioè due. Perché c'è quella dei miei, poi l'ex casa dove ho iniziato a streamare, che era a casa di Stazzo. E invece attualmente siamo a casa nostra che abbiamo preso insieme. Quindi è la tua convivenza, la tua prima convivenza con un uomo. Esatto. Però tipo quando vado dai miei, ogni tanto tipo trovo cose mie, tipo i diari, non so se voi ne avete mai tenuto, quindi ti leggi le cose, dici che però esiste ancora la mia vecchia stanza perché ci sta mia sorella. E quindi... Che ridi? Perché rido? Perché il mio rapporto col diario era un po' diverso secondo me da quello che c'aveva Cris. Allora... Infatti io ho scosso la testa perché mi sforzo tipo... Che... Allora il diario della prima superiore, se te leggi le prime pagine sembra il diario di un diplomando un diplomando perfetto, cioè con tutti gli appunti, i compiti, le cose eccetera. Poi dopo un po' inizia a sparire, le informazioni iniziano a sparire, le pagine a diventare bianche, a un certo punto non c'è scritto più niente. A un certo punto e poi cazzi, stronzate eccetera. Secondo anno sempre meno pagine piene e più pagine vuote. Terzo anno sempre in quinta non avevo il diario, era record assoluto. In quinta non ce l'avevamo il diario. No, io non ce l'avevo il diario.
No, nemmeno io. Forse mi sa che tipo avevamo fatto anche a mezzo dei libri, tipo te ne comprasti metà, io con dati, perché così cioè, poi i vari... si passavate i libri. Io quello che... di matematica, lui quello di italiano. Ragazzi, ma che cazzo servivano libri, onestamente parlando? Abbiate pazienza. Un cazzo. Sì, io ce l'ho per studiare, ce l'ho ancora in celofanati. Ma cazzo studiavi, ma non è vero mai. Non vabbè, noi no, però Cri magari studiava, insomma. Vabbè, studiavi, ma sguardo di una che studia tua famiglia. Siamo tutti studiati qui dentro. Voi siete stati minacciati a scuola? No, io sì. Io no, 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 mai, no, noi al culo, sì. A culo spanato. Che bravo. Rimandato 3 anni, però. Io tutti l'anno ho rimandato. Mai. Posso. Vabbè, rimandato era proprio impossibile, non essere mai rimandato. Matematica. Io mi sono quasi affermare che io e Dario non siamo mai bocciati. Ma perché sei un coglione? Talmente non ci volevamo più vedere. Chiare il cazzo. Vabbè, ma cazzo, all'ultimo anno ti ritiri, finisce, non rompere il cazzo. A marzo mi sono ritirato perché avevo rotto a merda. Avevo proprio rotto malissimo, ero... Cioè, mi facevano, sto scherzando, stavo veramente male anche soltanto entrando a scuola. Ma anch'io quindi... stavo male, però me lo sono... Cioè, me lo sono... Ma non sono stato più forte di me. Io figura. Ho detto, vaffanculo, sono andato a lavorare, sono fatto tutta l'estate e poi mi sono rifatto la vita con una classe diversa. Oh, okay. Ma allora ti sei diplomato? Sì. Ah, e, comunque, no, e poi mi sono laureato, non mi sono laureato a 4 esami dalla fine, cioè al terzo anno là, sono un... 4 esami. Ma no, e per laureare no, io e Matt eravamo pessimi a scuola, io forse leggermente peggio di lui. Vico invece ma dicevo che forse vai Matt, dicevo che forse ginnasio, non siamo mai stati bocciati. Noi non siamo mai stati ginnasio, bocciati, forse, quindi liceo classico. La nostra vera. Ma perché vi sovrapponete stasera? Ma oggi è una cosa incredibile! È l'old school, non è vero pregazzo! È l'old school! Ma che vuol dire? È che ci sovrappone? Non come i tuoi babetti merdosi nuovi! Allora, tu cosa ne pensi? Tu cosa ne pensi? Sentiamo l'opinione di... Vai, Masullo, saluta. No, okay. Onesto. Vai, scusa se la bagnato. Io veramente a capire un cazzo. Guarda Masa che vuole distruggerlo tutto. Ciao, Masullo, vai. Di là. Guarda Sassino. Ah, ok, pensavo aspetta ci fosse... Aspetta che metto il segnalibro. Home and merda. Ecco, la gag. La gag. Vabbè. Ma non è quello, è che Matte vuole la Dina Ossa da 3 ore, poveraccio. Vai, Matte, prova. Vai, Matte. Ciao, ora la dice, la dice. Grazie, Pintus, grazie, Carepazzo. Un attimo, lì, fammela di. Dilla. Si però ti devi muovere. Se volessi aspettare un attimo, ce la fai a star zitto. Allora no, andiamo in cazzo. Sovrapposizione. Che cazzo mi frega? Non devo fare i coglioni. Vai, su, Matte, anche te. Scusa, stavo dicendo che forse io e te non siamo mai stati bocciati. Perché fondamentalmente i professori non ci volevano più vedere. Cioè, sai che sta. No, non è proprio così. No, ci volevano bocciare in realtà. Però ci hanno salvato professori di materie pratiche, lo sanno tutti, perché loro volevano mandarci via, ma per altre ragioni penso. Ecco un altro che forse è andato bene a scuola. Ciao Diego. Beh, raga. No, non credo. Fai la terza di che media, stava da parlare? Diego. Cosa? Hai la terza media. Andavi bene a scuola te, Diego? Io c'ho, ma vaffanculo, ma che terza media? Io c'ho il 70 liceo scientifico. Vabbè, ma io... che cazzo dici? 70 poi. Impossibile, cioè è una cosa proprio. Posso lavorare alle poste? È vero, però. È vero. Anche io sono uscito con 70, classico, però sono uscito con 70. Io 73. Io 68, dai. Io 72. No, mi spiace. Grande voto, cazzo, grande numero. Cosa cazzo mi significa 73? Cioè, perché danno sta... Vabbè, un calcolo con punti, non è che scappi da quella roba ma lì. Ma sì, ma rotonda sì. 75. Considera la darsa lumiere. Il minimo possibile. Ma ci sarà un 100 tra di noi? Finali. Se presenta a fine anno ti danno... i crediti quelli per la media, sì. Almeno a tempi funzionava così e ce n'avevo 12, che era il minimo possibile. All'esame mi hanno dato all'orale tipo 26, 27 e poi le prove, prima, seconda e terza prova l'ho fatto un po' a cazzo e quindi poi il conto è quello, non è che ti vogliono da 27. No, beh, però aspetta un momento, i crediti si sommano al voto che uno dà, cioè quindi i crediti sì, sono esatto, una cosa in più. Sì. Widow 013 lo decidono loro il voto a cui poi sommare, quindi puoi essere leggermente sì, io però c'hai compagna... le terze prove, le prove no, almeno sì. Tempi c'era prima, seconda e terza prova, io presi non mi ricordo quanti punti, anzi vabbè lasciamo sta,
poi se no si pensa che vada così, ma insomma quelli più i voti dell'orale a caso più i crediti e viene il numero e viene, non importa la sega loro. Però tipo io avevo una compagna che era, si era incazzata tantissimo perché è uscita con 99. Ho capito la media matematica, però cosa ti costa? Vabbè, ma ti caricano perché hanno paura che all'università non ti caghino. Certe università sì, ovviamente vogliono la perfezione per farti entrare, ma non tutte chiaramente. Comunque, ma chi cazzo se l'incula? Ma chi pensano di essere? Ma abbiate pazienza. Oggi sì, è Leonard, quello è blackout. Io sono, vabbè, tipo laureato, ma non è finta. Il terzo anno. Victor è laureato, non lo so, boh? Non lo so. No. Ma va, fa culo, cioè crepe altro. No, faccio adesso. Portiamo rispetto ai laureati, nel senso. Io non avrei dato neanche il diploma a Dada, per dire. Ma vaffanculo. Guarda che ero bravo in matematica. Ma che c'entra? 70 è buono, eh. Che c'entra? Ma non è che conosco una ragazza. Cioè, non è che sei bravo in una materia, allora. Conoscevo una ragazza che era un anno più grande di me e lei iniziava a venire attacchi di panico perché alla maturità, cioè l'accettarono alla maturità e poi la bocciarono con 59. E lei l'anno dopo rifece la quinta. E era impanicata anche Giorgio, ma perché darle 59? Non poteva andare, ma non la metti all'esame o te la levi dal cazzo? Eccolo, sì, il vero 59. di questo canale. Ciao Luca, con quanto sei uscito Luca? Forse. Ma Luca è capace, studiava con Luca. Con 99 su 100. Eccolo lì, lo sapevo, guarda, no, che Luca è un secchione. Perché racconto brevemente, in pratica una professoressa, non andavo molto a genio io, e quindi perse i miei crediti. Sapete che si fanno tipo dei crediti per arrivare a tot punteggio? Sì. Io ho preso il massimo a tutte le prove, ero entrato col massimo e quindi ho fatto 15. Diego, puoi prendere anche una pausa tra un po' corno e l'altro, cioè non è che li devi mangiare tutti. Però i tre punti che praticamente arrivavano a 102, quindi vabbè 100 e lode o quel che è, ma c'hai sono stati persi Diego proprio o il bulla busta, quindi 99. Sono stati persi, non è una roba fisica che sì, è fisica, i crediti sono fisici, devi consegnare questi crediti in cui dimostri che tipo hai fatto l'alternanza scuola lavoro, queste cose qui. Scusami, ma tu gli hai consegnati? Si è persi, certo, ma poi addirittura insieme a un'altra ragazza l'avevo consegnati e lei ha detto che quando hanno praticamente trasferito l'aula degli insegnanti si sono persi i miei dalle bidelle, una roba molto strana. Ma poi Luca, scusa, te già facevi ai tempi l'alternanza scuola-lavoro? Ecco, l'artistico, sì, ho fatto il liceo artistico. Che cosa facevi di lavoro? Che lavoretti ti facevano fa? Allora, praticamente dipende un po' dal liceo in cui vai. Ok. Tipo puoi fare manifesti per spettacoli teatrali, oppure puoi fare figata. A noi non ce l'hanno mai fatte fa. Non lo so, mai. Delle etichette del vino. Meglio. Anche se no ci si inseriva i cazzi. Lo sai cosa mi è successo? Domani vado a Padova, no? E abbiamo prenotato, non io, un mio amico per noi ha prenotato, no? Un appartamento dove dormire. E ci ha chiesto la foto della carta d'identità. Io ho fatto la foto della carta identità e poi ho messo e l'ho inviata su Telegram, ho messo nella zona dell'orario di Telegram dove ti fa capire quando hai inviato quel messaggio, nascosto un nero che si autosucchia il cazzo gigantesco e l'ho nascosto dietro l'orario. Lui non se n'è accorto, l'ha inviata alla signora della stanza e lei ci ha risposto dicendo mi sa che c'è stato un errore nell'invio della carta di moccia, della carta d'identità di moccia. Me la potete rinviare per favore, non riesco ad archiviarla. Gentilissima la signora che non ci ha detto guardate c'è un tizio che si succhia il cazzo, potete perché è stato divertente e io l'avevo nascosto per non farlo vedere al mio amico e per fargli rinviare. E te Luca avevi un buon rapporto con i tuoi, perché te c'hai rapporti strani con tutti, no? Avevi un buon rapporto con i tuoi professori? Allora, diciamo che io ho fatto prima 2 anni di scientifico, prima di cambiare, perché mi volevano... Allora, no, io ho sempre voluto fare l'artistico,
però diciamo che i miei volevano che frequentassi lo scientifico, perché l'artistico al tempo era la scuola di quelli che si facevano le canne, no? Ecco, vabbè. Si faceva l'artistico, un anno più grande di me, e si spaccava evidentemente. Di... E tu te le sei fatte poi? Non ho capito chi. No, mia zia c'è un anno più di me. Come tua zia c'è un anno in più di te? Ma sì, va. Sì, è del 95. Ma, no, sì. Ma non quella che ho conosciuto io. No, 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 lei no, la sorella di mio papà. La sorella di mio papà è del 95. E quindi papà, che cazzo di anni ha? È del 73. Ah beh, ci sta, ci sta. Allora, c'hanno 22 anni di differenza. Coglioni. E praticamente quindi volevano facessi lo scientifico perché andavo già molto bene a scuola, vai. Però non era quello che volevo fare io. Io sapevo che volevo fare l'artistico, quindi dopo un po' di tempo l'ho convinti, diciamo, e ce l'ho fatta. Quando sono arrivato all'artistico ho trovato un clima completamente diverso rispetto a quello a cui ero abituato, quindi anziché tipo alzarci in piedi quando i professori entravano in classe, la prima cosa che io ho visto all'artistico sono state due studentesse che saltavano addosso a un professore, e questo che tipo le portava in braccio per i corridoi. Da dietro, ha detto, ma che rapporto c'è qui? Ed era tutto molto strano con i prof di laboratorio. Eravamo tipo 150 studenti in tutta la scuola, quindi tutti si davano i cazzi di tutti quanti. Tipo, è legale? No, dipende, se c'è 19 anni, so è legale. Ma se le portava, nel gruppone per poi andare in aula magna a scoparle, cos'è? No, 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 perché no. Erano molto affettuose. Era tipo... Con i prof di laboratorio c'è chi la mattina li abbracciava, tipo, stava sempre attaccati, però era una cosa abbastanza normale, non lo facevo. Non lo so. È un po' strano, eh. Vabbè, io non l'ho... Allora, il discorso è che comunque l'artistico, tipo, in classe noi eravamo tre ragazzi e tutto il resto ragazze. Affettuose. Anche un anno eravamo solo due ragazzi, quindi comunque la maggior parte sono signorine, ecco. Quindi, signorine, okay, ragazze, cioè, signorine, comunque. Signorine. Grazie, Bigo. E quindi avevano dei rapporti molto buoni con i prof maschi di laboratorio. A che banco hai seduto? Ma perché? È strano. Perché c'era so io che penso male o pare euforia. Perché l'artistico ci stanno più ragazze che ragazzi? Vabbè, ora magari è la sua. Da me non mi ricordo. La tua? Non lo so, no, come tipo perché all'ITIS ci stanno certo più ragazzi che ragazze? Boh, da me dipendeva dalla sezione. Da noi la media era un po' miscuglio in realtà. Metà, c'era la sezione metà, quella del psico porco dio, che forse le più erano da vetro. E avevamo una sezione che si occupava di psicologia. Guarda, che è normale, tipo al classico eravamo in sei maschi. Oppure c'era il piano nazionale porco informatico, la PNI. porco informatico. Ma Luca, c'erano sezioni diverse da noi. Luca, e poi stendo la domanda a tutti gli altri, anche se mi immagino un po' la risposta. Ti è rimasto qualcosa dei professori, Luca? Qualcosa che ti porti dietro nella vita di tutti i giorni, anche adesso? Una lezione di vita importante. Una cicatrice alla gamba. Una lezione. Non ho capito la domanda. C'è stato un insegnante. Un insegnante che ha davvero lasciato il segno, appunto. Insegnante di segno ha lasciato, quindi bello, uno Luca, che avevo portato dentro e che mi ha detto questa frase, però non mi sono lasciato questo, mi ha detto non pensare a queste cavolate giapponesi. Ma non... vabbè, ma ti ha lasciato prof di anatomia, ti ha la prof di anatomia. Non sei mai andato indietro a dirle guarda le cavolate giapponesi dove hanno portato, così per il meme? No, perché per era molto grande, c'era tipo 65 anni e capisco che non potesse comprendere. Chissà che sì, sia morto, dici. Però era molto bravo ad atterrarla al funerale. No, però è molto molto bello che mi ricordo questa cosa, perché mi dà sempre un senso di prospettiva. C'è sempre chi reputerà quella cosa non valida, però è importante riuscire a comprendere anche queste persone. E una lezione che mi porto dietro è di una cosa successa con la mia ex, e quando eravamo fuori per dover fare una semplice cosa per il teatro, diciamo che lei, anziché usare la bomboletta per finire quello che stavamo facendo, va a scrivere su un muro un'altra cosa. Cosa va a scrivere? Una svastica? Non ripeterò adesso la cosa. Ma era una cosa, era un messaggio? C'era una scritta? Un messaggio in rosso molto chiaro. A chi diretto?
Diretto al mondo, a carabinieri. Cosa ha scritto? Non si può dire. Ma era una bestemmia? Non si può dire. No, era una cosa che non posso dire. Stava inneggiando al duce? No. Una parola bannabile? Un po'. Era contro i poliziotti, capace. No, era abbastanza, era generale, poi c'era un cuore però anche pentacolo delle BR, pentacolo delle BR, anche il lato dolce. Pentacolo. E lei sperava che nessuno se ne accorgesse. Ovviamente le altre della classe hanno fatto istantaneamente la spia ai professori. Noi siamo rimasti, mentre tutti gli altri poi sono andati a casa, tutto il giorno fino a sera, a togliere con la carta vetrata dal muro l'alone della bomboletta. Quindi io sono stato 8 ore quel giorno con la carta vetrata così, con la pioggia. Che merda. Cioè per la tufia, per colpa della tufia tra l'altro. Sì. Bene. Ma scusa, ma una mano di bianco che era forse anche più. E se qualcuno va in quel posto, ancora si vede un po' di alone di quello che c'era. Sì, ma bastava ritingere, scusa, invece di fare tutto questa casino. No, perché era il muro del centro storico, per farti capire. Era il muro del centro storico, quello a mattoncino. E quindi l'unico modo per mandare via dal mattoncino poroso poi meno male, via. Vabbè, una stronza. Ho imparato indirettamente una lezione, quella me la porto dentro. Poi la tra i professori più bravi lui. Sì. E quando commetti un errore devi essere pronto a pagarne le conseguenze fino in fondo. Ma non l'hai commesso te però l'errore, te lo dico. Indirettamente, anche se indirettamente commetti un errore devi essere pronto a pagarne le conseguenze. Ma indirettamente cosa? Tu cosa c'entravi? Ma cosa c'entravi in sta storia? Niente. Non l'avrei mai abbandonata. Ma perché sei senti riso? No, certo, ma senti riso. Vai, Matte. Ma poi Matte, scusa, allora alle superiori Matte te avresti per la tufia grattato un muro per 3 ore. Allora, a parte che io facevo sì per il cappello di Diego. Perché sennò ricrollato. Sono tornato nel Medioevo da cui vengo. Penso che le mie bestemmie l'abbiano sentite, non so. La connessione dei primi. Dicevi Matte? No. Matte! Sì, dicevo. Dicevi? Hai detto del cappello? Ho detto che facevo così per il cappello di Diego, perché è bellissimo. L'ha preso a Disneyland. Sì. Eccolo qua. Bello. È bello, bello. Sì, bello, eh? Comunque, Edo, che mi hai chiesto, la domanda era se i professori che vi hanno seguito vi hanno lasciato qualcosa in qualche modo. Ah, certo, sì. Davvero? A me sì, qualcosa sì. La Madonna, sì, certo. Anche a me. Mi hanno aiutato un botto. Serio? Io pensavo che tu mi avevi raccontato sempre che eri un casinista, quindi pensavo che li odiassi. Ero un casinista, ma ero anche un gran leccaculo. Cioè? Come qua su Twitch. Con tua madre, quella sempre. Un sacco di merda. Non lecca culo, avevo un buon rapporto con i professori, solo con una avevo un rapporto di merda, ma perché ho sempre avuto questa parte molto onesta, non sapevo insegnare, ho detto guardi lei non sa fare il suo lavoro, cos'è sta storia che entra in classe, ho detto proprio così, ma ha rimandato quell'anno tra le altre cose, com'è sta storia che lei entra in classe, apre il libro, fa leggere alla secchiona della classe il libro e la lezione è questa. Bella, cazzo. Bella lezione. Capito? Sono molto d'accordo. Preside, gliel'ho detto in faccia a questa, due giorni ha fatto delle lezioni della Madonna, due giorni dopo. Perché gli avevi dato, gli avevi messo un po' di pepe al culo, si vede. Capito, un pepe al culo e poi è ripartita la routine di merda. Beh, però Io sono molto d'accordo con quello che ha fatto Edo, perché lo facevo anch'io. Io non me le tengo queste cose per me, infatti è poi quella che ha perso i crediti perché era la coordinatrice. Cazzo, di quelle. Sì, improvvisamente. E lei, io l'ho accusata di una cosa sola, ho detto perché lei quando interroga le menti femminili più brillanti della classe mette il voto già prima? Aia! Tono proprio. Quando le chiama? Preferenze? Sta stronza. No, ragazzi, fatto perché? Direttamente dalla fumetteria qualsiasi appena esplosa, tizio qualunque, ciao!
No, non è esplosa, sta benissimo. Ma perché c'è sempre un disastro ogni giorno? E la polizia. Ma non è vero, no, sta benissimo. No, perché c'è una lore nella pre-live che va avanti da una settimana. Ci sono vari step della fumetteria che prima diventa qualunque, poi qualsiasi, poi esplose, poi è arrivata la finanza, poi eccetera. Insomma, ci sono varie vicissitudini. Faccio pure gli scontrini che non dovrei. Aia, no, stai attento perché non ha senso. No. Nel senso che tu in teoria sul fumetto sì, no, sul fumetto non lo dovresti fare perché l'IVA è già è facciale. Però io lo faccio per avermi nel mio database tutto qua. Li puoi fare anche non fiscali, comunque, tizio. Va fatto lo scontrino. Li puoi fare anche non fiscali, per tenerti. Sì, infatti, no, non è fiscale. Eccoci. Edo, se no hai fatto un video volte. No, perché Luca? Perché li stai facendo da anni gli scontrini ai fumetti? No, vanno no, di fare. Ah, no. Fiera l'hai fatto tutto. Non importa che sia un articolo 74. Ah, ok. Vabbè, quello lì è esentiva poiché articolo 74. Vabbè, raga, ma chi cazzo se ne frega di questa roba qui? Vabbè, no, meglio così allora. Grazie, allora dovevo farli, quindi bello. Male, è uscito con 99. Le scaricate, come funziona? Dentista top che ti chiede se vuoi con la fattura o senza quando vai a pagare, mio fratello. Anche l'idraulico. Anche l'idraulico, qualche elettricista è venuto da noi, ma si fa, No, non si fa, fammi la fattura, via. Comunque, Luca, quindi ti hanno lasciato qualcosa, dicevi, ti hanno lasciato molto, a parte le robe, la carta vetra. E poi questa professoressa qua praticamente poi mi interrogava tutte le volte da solo per tutta la lezione. A differenza che magari gli altri vengono interrogati in due o in tre. E quindi lei mi ha odiato fino alla fine e mi ha insegnato che chi commette delle scorrettezze non va mai lasciato. Ma scusa Luca, ma penso che io abbia imparato che non devi rompere i coglioni a chi racconta la parte. Impara tutte cose strane. Sì, cose che le ha imparate da solo. Ma scusa Luca, ma poi perché ti odiava così tanto? Cosa le facevi? Perché io le ho detto la verità. Che faceva K a insegnare? La tua verità. No, la tua verità. Detto, no, che metteva i voti prima. La verità era oggettiva, che lei scriveva il voto quando chiamava la persona. Se era uno delle tre ragazze a cui lei andava molto a genio. Aia. E io l'ho fatto notare davanti a tutta la classe. E la classe? La classe... L'ha abbandonato. Lo sapeva, ma non ha detto niente, ovviamente. Mica sono scemi. Grazie, Federico. L'ha abbandonato, Luca. Il gruppo abbandona sempre, diciamo, il cucciolo. E poi un'altra volta l'ho ripresa su degli errori madornali che faceva sul libro. E visto che lei era una di quelle che apre il libro e legge la pagina come viene, faceva sia italiano che storia, io quando trovavo la cosa sbagliata alzavo la mano e dicevo qua ha detto un'inesattezza. È il mio Granger? Che cagazzo. È leviosa non leviosa, Luca. Esatto. Esattamente quella cosa lì. E io non ce la faccio a tenere queste cose. No, ma lì, ci sta. Non devo dire. Soprattutto se poi un professore a farlo ti gira un attimino i coglioni. Cioè, sì. E lei mi ha odiato dall'inizio alla fine. Facevo meglio. Io dormivo quando c'era la gente e non me ne fregava un cazzo. Mettevo lì e ciao. Quando finiva la lezione mi svegliavano. Ma non ti vedevano, professore? Certo, è successo, però capita, ero stanco, professore, io sai, vengo da Colle Salvetti, marzo prima, certo. Tutte cose. Sì, sì. È vero, c'erano quelli che dicevano così, ma io vengo da lontano, sono sveglio presto. Sono sveglio presto, dicevano, mi ricordo. Sono sveglio. Ma poi c'era la barriera, io tanto ero sempre in fondo, mi mettevo la barriera di libri, zaini, robe, mi appoggiavo sul banco e ciao. Cioè. Riposavo io giocavo al Nintendo, i Pokémon. Anch'io, a DS. Io mi sono fatto ritirare il Game Boy. Gli hanno sequestrato qualunque cosa. Non hanno mai beccato, fortunatamente. Noi ci facciamo le canaste clandestine, ci facevamo. Le canaste, canasta, come si chiama canasta? Le canaste. Il gioco delle vecchie come così, il bridge. Voi non sono arrivati ancora in Nintendo in quel periodo. Ma tipo no, a 16 anni la canasta che è il torneo di bridge. Sì. Cos'è la canasta? La canasta è un gioco molto da vecchi, la canasta, non è da Sì. È vero. Facevano canasta, ramino. No, Rubamazzo. Sì, li conosci tutti, Napoli. Rubamazzetto, queste cose qua, uno. Burraco, la canasta non sono nemmeno le regole. Sono nemmeno le regole. Poker, pokerino, tattico. No, poker briscola, non briscola. Vabbè, briscola, ok, ma ora canasta. Briscola ancora.
Boh, scusa, no, sette ore morto. Ma canasta non so come. E no, io giocavo a Nintendo DS, giocavo a Pokémon Platino. Bello, bellissimo Pokémon. Cos'è? Bello. No. No, Platino. Come no? Te rompevi il cazzo con la PSP e Tony Hawk. Prima, poi c'è stato il DS, giocava Platino, de, PSP come primi anni. Il cazzo con quel Tony Hawk. Lì. Bellissimo, Tony Hawk Underground 2 con Bam Margera. Bella K. Bella K. Bella K. Sì, ovunque. Io facevo i fumetti e le rivendevo. Vabbè, quello però sono in quei luoghi un po' così caratteristici, si poteva vendere, fotocopiare un attimo i fumetti, eh. Però sì, ma quella cosa di... sì, luoghi un po' partenopei. Però mi ricordo che questa cosa c'era anche... Sì, ah, sì, certo. No, lo facevo anch'io, tra l'altro, con i miei fumetti. Andavo a fare le fotocopie alla fotocopiatrice della scuola. No, più che altro... Minchia, da noi non c'era la carta. Ho capito, Cristo, ma allora la canasta mancava la carta, ma abbi pazienza, ma dove... Che te vai a cercare, però. Dovevamo comprarci noi colori perché non ce li davano, non c'erano i fondi. La Madonna. Non c'erano i fondi. Comunque, pure a me mi hanno lasciato un segno, Cioè? Cioè, hanno detto che c'era una professoressa che usciva con gli alunni. L'hanno beccata al cinema con un alunno. Vabbè, ma era educativo. A ripetizione, forse? Non lo so. Però era una bella donna. Eri te che ci uscivi? Eri tu. Eri te il toy boy? Non ero io. Erano quelli del quinto anno, probabilmente, maggiorenni, ovviamente. Beh, anche da noi a scuola giravano voci, insomma, di professori che un attimino trombavano. Non è una supplente. No, io mi limito ad avere avuto un professore assassino. Assassino? Scusa, che senso? Puoi spiegare? Ma pensavo di averla già detta, sta cosa. No. Sì, ho avuto un professore che... ha fatto fuori una studentessa che probabilmente aveva una tresca e poi si è sparato in bocca. Cioè l'ha ammazzata? Sì. Sì, professore di diritto. Boia. E aveva chiuso sicuramente conosceva i suoi diritti. Sì, ha chiuso le medie dei nostri voti con diverso tempo d'anticipo perché premeditava la cosa da tantissimo. Ah, quindi si era avvantaggiato con il lavoro? Bah. Sì, aveva preparato anche delle lettere scritte per i genitori di lei, per i genitori suoi, dove spiegava il perché di questa cosa. Insano gesto. Quindi questa ragazza era scomparsa da un po' e poi si è scoperto che era lui dopo... No, è andata a prendere la scuola, non era della nostra scuola lei. Lei prendeva ripetizioni da lui perché lui era madrelingua inglese. Tra l'altro gli ha fatti conoscere... l'insegnante di ruolo di lei che era la moglie di lui. Minchia che rigirio. È andata a prenderla, gli ha sparato e poi dopo si è sparato in bocca. No, ho capito. No, da noi cose grosse. No, una cosa abbastanza grossina, non così grossa, ma comunque ti ricordi, Matte, quando andammo via noi che ci fu un attimo quel caso di no, è vero. Di pedofilia, c'è stato un piccolo caso. Come lo dice a bassa voce? Sì, c'è stato un caso. No, però non facciamo nomi, facciamo nomi. No. Sì. Poi me lo scriverai, anche se non lo vuoi dire. Lo ricordi quello che ci avevamo in prima in seconda, che c'era sempre l'arpe lì? Quello. No, lui è morto però, Lui è morto. Ma il nome te lo ricordo. Certo che me lo ricordo. Giuseppe? No, tanto il cognome è meglio non dire. Oddio, ma basta. Però è morto. Cazzato. Sì. E ora poi ti... No, lo sai, sei commosso, Matte, per questa cosa. Ah no. Ecco. Era una persona un po' particolare, il nostro professore. Era di scultura, professore di scultura. Bello però, era bellissimo. Sì, si prendeva lungo. Praticamente io e Matteo avevamo questa grande passione, facevamo la scultura. Lui ci dava il voto e fa: professore, ha visto la scultura? Boom! E si spaccava davanti. Era così, ci divertivamo così. Una volta preso il voto non serviva più e la spaccavamo per la terra. Infatti la mia povera mamma che mi diceva sempre: Dario, ma portamela una scultura a casa, la volevo conservare. Mamma, devono rimanere a scuola, archiviate, non si possono riportare, spaccate mille pezzi. Una volta feci una pigna, la scavai tutta e c'era... Ma dove è la pigna? Per terra tutti i pezzi della pigna schizzavano. Ti ricordi. Che pezzo di merda. Sì, bei ricordi.
e lui ci dava il voto, bella mo, c'ha sta pigna, l'hai fatto, è inciso dentro, via, ti do 7, grazie professore, bam, vabbè, per festeggiare il 7, capito? Ma non diceva niente lui, no, lui faceva, mocio però sempre il solito, perché lui era pacatissimo, io cercavo di pushare fino a, per vedere fino, ecco, moccia, sempre il solito moccia, sempre il solito, per vedere fino a dove si poteva arrivare con il mio compagno. Faceva parte della performance, era una, Mini, era una cosa, vai, sei carina, ecco. No, come gli ha tipo della Tomodachi, no? Sì, bravo, ecco, e non è cambiato assolutamente niente, cioè voglio vedere sto gioco, sì sì, come Sadie Space, cioè è sempre peggio lo sponsor che faccia Sadie Space, voglio vedere fino a quanto rinnoverà, poi bisogna vedere, perché a un certo punto dirà via, non si può più rinnovare, è un demente, basta, grazie a Luke Danny 11 per l'abbonamento. Comunque va bene così, è stato un da voi hanno mai buttato la creolina? La che? La creolina. Cazzo, creolina. No. Cos'è la creolina? Ma tipo la trementina? La trementina, quella che puzza, sì. Tossica per quella fare... Quella che puzza, sì. Maremma puttana. Sì, sì, allora, volta, sempre, sì. Sempre questo professore qua, quello che gli spaccavo le statue davanti, aveva introdotto questa magnifica tecnica. Allora, io ragazzi, lo dico per la chat per chi non lo sa, la trementina, creolina, è un aggeggio, un bussolo d'alluminio pieno di questa sostanza che odora di morte e che ti frigge le froge del naso, con cui devi fare è questi tossica, lavori patchwork, tossica. E lui ci fece prendere pagine di grazia e ce le fece stende per ribaltare l'immagine, stamparli, ma una merda di lavoro, una lezione stupida e inutile, che ci ha intossicato probabilmente tutti, di cui sentiremo gli effetti probabilmente fra qualche anno. Vabbè, no, noi nella mia scuola la buttavano proprio tipo di notte in tutto l'istituto e ogni volta facevamo tipo due santa. Settimane senza andare a scuola. Ma che cazzo serve? Ma perché? Ma non sapevo fossi andato a scuola a Detroit, Masullo, onestamente. No, era Sorrento. Dario, sono due cose differenti. Dico, ma... Ah, attenzione, sono due cose differenti, La creolina è un disinfettante, l'altro invece è un diluente. Scusate, ragazzi, non lo sapevo. Diluente. Grazie per il 98. Cazzo. Sì, oggettazione necessaria, era fondamentale adesso. Mi piace che Masuro l'ha chiesto come se fosse una cosa mai, cioè da me la buttavano la creolina, no? Che chiudevano. Sì, mica poveri stronzi. Ma perché era una cosa che tutte le scuole delle mie limitrofe, c'era sempre qualcuno che buttava la creolina e si faceva due così, settimane a gratis, buttiamo la creolina così. Era pagato dai vari rappresentanti istituto e andava a giro a sparge creolina. Sì, sì. Comunque sì, mi ricordo chiudere, facemmo l'assemblea d'istituto per cercare di capire chi aveva buttato questa creolina e praticamente nell'aula magna ognuno doveva scrivere il nome di chi pensava fosse responsabile. Noi abbiamo preso un ragazzo tranquillissimo, no. Ci siamo messi tutti d'accordo. Che infame. Tutti quanti a scrivere il nome, ma di questo. Poverino. Che infami, raga, dai. Che sus. Vabbè. Che adesso è ancora a San Vittore. Che la legge della giungla. No, quando poi la preside fece... l'appello davanti a tutti dicendo questi sono i quattro maggiori indiziati, Tizio, Caia e poi il nome di questo che non c'entrava niente. Boh. Poverino. Ma secondo voi a parte la creolina, no? E, ci sono delle robe che avete fatto in gioventù da Mario. Come si può... Chi è? Grazie Poli per il ride. Oh, dopodomani ti distruggo il canale, non vedo l'ora. Ma Poli, quello del Poli Quiz Show? Sì, sì, è lui. Sì, è lui. Ma per lui si sa ammazza se non ci sei, Edo, poi ce l'hai sulla coscienza. Quando voi andate in vacanza vi rilassate, cercate di dormire, cioè, o fate, volete fare dormito tipo, un botto. Dormite due ore, no. Dipende che vacanza è, esatto. Dipende dal posto. Tanto, la parola vacanza in teoria vuol dire no, no, io no, perché se tu tipo no, però aspetta, dipende, io fino a un certo punto e via. Oh, a modo, ora va tipo, bene se... vai Matt. Tipo in settimana bianca, per esempio, in settimana cazzo. Bianca non dormo un cazzo. Devo essere il primo che ha la settimana bianca, Matte. Va bene. You need to eat a lot. Tipo se vado a vedere così è agile, cioè mi piace dormire, rilassi. Quindi ti dormi, ti rilassi. E no, allora aspetta Diego. Ora te stai cercando giustificazioni per il fatto che hai dormito di più rispetto a quello che potevi vedere a Parigi. E io lo capisco. Però ma io ho visto tutto a Parigi. Il Louvre, raccontami del Louvre. Vai.
Le catacombe? Senti, primo piano, per favore. Era martedì. Era com'era la Gioconda? Bastava scrivere una cosa su Google, anche smartphone. Vabbè, comunque non importa. Quello che poi ti dà come ti sono piaciute. Merda, eh. Ma siete stati a Parigi? Sì, sono stati a Parigi. Bravo, Diego. Sì, sì, non insieme, però sì. Quando dici visto tutto, hai visto tutto, tutto, tutto? No. Tutto. Dimmi una cosa, dimmi una cosa. Catacombe. No, lo Chateau Blanchard, com'è? Chi? Il museo degli impressionisti l'hai visto? Orsay, ho visto solo quel testa di cazzo di Dalì. Il Bobourg. Ma come povero? Se la tira, è un Ergy Lord. E ancora questa storia dell'Ergy Lord. Va benissimo, è bellissimo. Sì, ma Nemo, certo, non Nemo è stata svolta. Vabbè, è la cosa più buona che hai mangiato, la cosa più schifosa? No, ho visto che è campata zuppa di cipolle. Anch'io no, solo no, zuppa mangiato... di cipolle ho visto. Ho mangiato sempre bene, non ho mai mangiato di merda, incredibile. Tutto ma tu non hai delle papille gustative. Esatto, il croque monsieur stavo per chiedere. Vabbè, ma croque monsieur è bimbi di... È pane, pane fresh toast, è un toast praticamente. Però mangiarlo... Ti assicuro che a Parigi le CBO è il CBO sempre, Luca, è sempre vero, coglione. Allora, il croque monsieur è buono solamente nel posto giusto, perché se lo mangi nel 90% dei posti che lo fanno scureggi liquido praticamente per tutto il giorno. Come si chiama? Croque monsieur. Croque monsieur. E poi c'è anche la versione madame, sì, che c'è dentro il vabbè, ma sei tra mezzini la cantante, tra mezzini con la sottile, è verissimo. Sono fritti, sì, con la sborrata sopra, ma è sempre quella roba lì. Ma grazie a Baucho per l'abbonamento. Beh sì, Borio scureggia non mi faceva i tramezzini mia madre, però dico la cosa è che perché te li faceva carichi il prosciutto crudo del tagliere le solite scarpe tagliate a fettine con ma non lo sanno fare, devi andare in Spagna o in Italia. Grazie Doc, e tu vai in Francia per mangiare il prosciutto crudo Vabbè, abbiamo preso un tagliere con lo spritz pure era una merda. Vabbè, ma lo spritz sanno la sega loro dello spritz. Vabbè, ma cioè che ci vuole a fare lo spritz, cioè devi fare due combinazioni, cioè ma non è ma dire. i materiali ma non è cultura. È come il caffè. Champagnino. Bravo Luca, è come il caffè, caffè con la macchinetta. Ma se la torre il chicco, l'acqua, la torrefazione. Sì, ma la bottiglia di Diego, però la fa l'Italia. Lo sanno fare caffè, la macchinetta, la tostatura. Diego, allora dimmi. Diego, te la faccio più semplice. L'escargot la mangiate? No, allora che cazzo è che deve mangiare le lumache? Fan cacare. Se ci fosse stata una persona che le prendeva, le avrei assaggiate. Ma se le prendo io e lascio nel piatto, mi sento un po' un stronzo. Testa sul cazzo, ho capito. No, ma questa cosa è gravissima. Adesso parliamo noi. Grazie per questo, per l'abbonamento. Ma scusa, ma che sanno, cioè, di me. Non è vero. Amici? Cioè, vabbè, comunque per rispondere a Dada alla domanda che ha fatto un quarto d'ora fa, volevo dirgli che praticamente va col telefono Edo. Io ma stavo un attimo guardando. Io quando vado in vacanza dormo le mie 8 ore. Spesso spesso 7 per avvantaggiarmi su qualcosa. Però un programma non me lo mai faccio. Ho fatto delle tour dei tour de force da vabbè il programma ok ci no sta. Tour de force fatto no tour de force che no. Tutto il giorno dalla mattina alle 8 fino alla sera al mezzanotte sì, la fa, allora vado, no la fatti quando accompagnavi a gente Giordi guarda si è fatto a pelle non è la vacanza però no beh però, scusa, a 20 anni lo fa a 20 anni l'ho fatti a 20 anni tour de force li facevo ma perché ero carico, c'avevo le energie e non mi stancavo mai. Ora voglio fare le cose un po' più ponderate. Ora che sei un cadavere riesci a no un cioè, cadavere sei te le serate. Ma le serate, io te l'ho fatto per io reggo io ti faccio un culo sulla serata di Ovalona Masseo che nemmeno la metà basterebbe, lo sai e lo sai bene. C'erano i tuoi amici erano impalliditi, avevano una paura cane. A un certo punto la bionda aveva paura. Ma che paura! Aveva paura, cosa? Il terrore nei suoi occhi, si aveva buttato nell'acqua del lago lì dove cazzo siete ricchi. Sì, sì. Vabbè. Vabbè, ok.
Aspetta che faccio un po' di turnazione, eh? Fra l'antagonista e l'eroe. Non si sa. Eccolo, ecco Nanni. I baffi, Nanni. Hai fatto bene, facevano cagare. Erano veri. Bravo. Cosa? Per me sta niente. Mille cose. Hai fatto bene, facevano cagare. Nanni era in palestra, in palestra, in palestra. Era in palestra. Vabbè, ora sì, c'è bisogno di questa sensazione. Ah, ti sei iscritto? Sì, sì. Sono riuscito ad arrivare a due volte questa settimana. E là, due volte. E se lo hanno 110 addosso. Io ho regalato 500 euro la mia invece. Top. Bene, per vabbè, ma infatti non sei mai andato. Ho adottato la soluzione suprema. Palestra che paghi per entrata. E vaffanculo. Cioè non puoi fare proprio l'abbonamento in palestra. Ma, che, non, ma cos'è il gettone? So. Ci fila 500 lire? Top, secondo me. No, compri gli acquisti, tipo compri il pacchetto da 10 entrate, te lo fanno pagare di meno, vai avanti un mese e poi... ma mi rimane fermo a un'entrata e... Nemmeno, rimango il carnet tutto intero. Bah, io Nanni, buon per te però che ci stai riuscendo, bisogna vedere come andrà avanti, però insomma è già qualcosa. Ma stai ricominciando proprio a fare quello che facevi prima? No, solo palestra normale. Ma perché c'hai la scoliosi, ora no? Se c'avevi il problema alla... L'ernia. L'ernia, sì. Sì, no? Ma posso fare tutto, però non c'ho voglia di stressarmi e rifermarmi ancora. Quindi. Cosa facevi prima? Ciucciavo i cazzi. Vabbè, quello lo fai anche adesso. Quello chiedevo, ero curioso se... Ma perché Nani però sta piegato, sì. Ti sei tagliato tutto, ora sembri... rotondo. No, sembra un uovo, una patata. Sì. Tanto si è alleggerito per fare... Mi ero fatto i baffi da... Alla Piero Pelù. Cioè, sì, mi ero passato sopra e mi ero lasciato la linea. Solo che ho fatto tipo la storia e erano stortissimi. Cioè, erano tipo così. E non me ne accorto. Quindi ho fatto. Diego ha battuto un tuono degli ultimi anni, proprio quelli. Forse lo stile che ho avuto peggiore è stato quando sembravo un paracadutista. Perché c'avevo i capelli mi arrivavano qua sopra, tutti sembravano cotonati e poi c'avevo il pizzetto tutto filo così. Preciso, così sembravo proprio un finanziere. Quello delle foto storiche. Sì, sì, certo. Sembra un pedofilo. Sì, no, io questo lo dico. A proposito di barba e capelli. A proposito di Fabio, bello lo stile. Bello lo stile. No, diceva Marcello. Dimmi, Matteo. Hai pensato al dottor Nick Riviera. A proposito di barba e capelli, ti devo scrivere Nosa in privato. Ezzelo! Barba e capelli. Comunque ragazzi devo dare un annuncio. Vai. E dato che c'è gran parte della Tomodachi qua, si vocifera, sì. E ci sono voci sempre più insistenti e quindi sì, probabilmente vere, che a giugno il Giappone riapre i cancellini, cazzi tuoi. Perché cazzi miei? Ti spiegherò in privato. Vabbè, sti cazzi, parto da sola, rotto il cazzo. Ogni volta ce n'è una, ma vaffanculo. Ma questa roba è... Sì, è capace c'è da fare un evento a teatro con una persona dove vi guardate e parlate di musica. Vaffanculo. Niente eventi a teatro. Vaffanculo, basta. Io faccio le cose e porto una sega. Va bene. Non ci devi andare, non te l'ho mica detto. Ho capito, ma a parte... Poi ho detto che a giugno riapre, non che a giugno parto. Secondo te in un mese organizzo una serie prodotta da Amazon di una settimana? Perché prodotta da Amazon? No, però se la produce Amazon, se te in un mese mi prepara la troupe e me la manda via? È impossibile questa cosa, eh? No, ma non è possibile, ma nemmeno con Fedez farebbe una roba del genere, figurati o me. Vabbè, mi devi sempre... Di cosa stavo parlando? Mi devi depotenziare. Comunque si parlava di Fedez. Parlando delle ultime dichiarazioni di Kishida. No, non però... è vero, non stavamo parlando di questo. Vabbè, parlane te se ne puoi parlare, Luca. No, era quello che dicevi, però. Pensavo che si tratta pur sempre di una mossa anche di carattere in parte politico, quindi non sappiamo quello che poi accadrà davvero. Vabbè, Luca, sicuramente a livello politico devono ripristinare l'economia del turismo che da due anni è morta, quindi non... Sì, il problema è che per loro, essendo circa il 2% del PIL, non è la prima cosa, visto che ora ci sono le elezioni in Giappone ed è importante per il partito corrente comunque ottenere l'approval da parte dei giapponesi. E il problema dei giapponesi è che la maggior parte stanno meglio così. Segna Matteo, segna di politica nipponica. Sì, sì, momento geopolitico. Invece seguire. No, quello che ha detto me l'ero segnato. Sì, è vero? Ti piace? Vic non gli frega un cazzo. Quel cappellino del Dottor Strange, non gli frega nulla, eccoli. Io è contesto, infine. Sperare ti piacciono, Nanni. Sono il modello small. Sono figli. Ma sono da vista?
No, scusa Luca, se sono brutto, ma non ce ne fonte un caso. Sono X-ray glasses. Oh. Sembri già sì, Momoa, Vic. Sì, uguale, si è parlato alla nascita. Luca, cosa ne pensi di quello che sta succedendo in America tra Johnny Depp e Amber Heard? È una bella merda. Ecco, ci sta. È una bella merda. È uno dei miei, delle mie paure, trovare una situazione così come Johnny Depp. Ma perché hai... Cioè, hai avuto un ex ragazza, una ragazza che ti ha cagato sul letto? Mi hanno fatto cose brutte, mi hanno fatto cose brutte. Aia! E allora tocca denunziare. Ma quanto... Non sono tipo che io preferisco lasciar vivere le persone. Ma magari mi hanno fatto, non sono molto d'accordo. Hai pagato milioni. Aspetta, Luca, il punto è, nel senso, allora, qui non si sa cosa è successo effettivamente, perché il processo sì, deve, anche, posto, deve però... essere ancora finito. Sì, però metti che è vero quello che lui sostiene. Perché diventano serie a turno? Per... Cioè, se una ragazza si inventa delle accuse... Posto che non si sa se lei se l'ha inventata, ok? Grazie a Jack. Però se una persona si inventa, tipo dice che tu l'hai menata e le hai usato violenza, lasci vivere. Spero di no, Cristo. No, più che altro, Luca, viene lì. No, di difenderti no. Cioè, Giulia va alla sede di Manga Io e da fo a tutto, scusi, lasci perdere. No, assolutamente no, in quel caso. È quello dico. Okay. Però sono cose successe in gioventù, in tempi di scuola, e insomma la vita magari... Non penso. Non esiste, non c'era ancora. Però magari le cose che hanno visto i compagni di classe, cose non belle che mi sono state fatte da... Se sono gli stessi amici che ti hanno abbandonato durante l'accusa alla professoressa, sei fottuto. Però insomma io cerco sempre di lasciar vivere anche chi mi ha trattato male. Poi certo, se lui fa la prima mossa, poi gli divento un mostro. Non mi tiro indietro e vado fino in fondo con tutto me stesso. Cosa intendi se lui fa la prima mossa, però, scusa? È tipo processo, immagino. Ah, tipo se ha qualcosa da dire, non mi fermo. Scusa Luca, cosa vuol dire che... Niente, secondo me è sempre spento, Matte. Io sempre porgo l'altra guancia. Tutte le volte che mi hanno picchiato, mi sono sempre girato dall'altra parte. No, è successo più volte? Sì. Gesù. No, io non lo so. Sì, però credo molto nel porgere l'altra guancia. No, quello anche io. Quello anche io. Spaccano la faccia. Infatti, lo so. Ho visto, c'è stata una volta in cui ho visto Dario di fronte a un individuo sospetto. No, un individuo pericoloso. Ok. Di cui ovviamente non dirò il nome perché non è interessato. Io forse un individuo pericoloso, ho visto Dario che obiettivamente ha fatto la cosa più normale. Ma scusa Luca, quando? Almeno l'evento? No. Ma proprio Zeta, ma vaffanculo Luca, ti stavo anche ascoltando. Ma stai parlando di... Infatti... No, vabbè. Ma non era un individuo pericoloso, dai. Non era pericoloso, dai. No, Luca, no, Luca, torna. Sei spaventata. È come Ricci, ora sei chiuso. Proprio. Parlavo del Drago Sharon, io. No, è per cambiare discorso. Ok. Victor, te sei un tipo... Te sei tipo che denuncerebbe? Che denuncia, c'ha la denuncia facile, no? Non ti ci immagini. No, non sono... Vabbè. No, nel senso che... Cioè, se una mia ex, ok, andasse in giro a dire... Ecco. Ah, avete presente Victor Laszlo 88? Ecco il Dago Sharon. Avete presente Victor Laszlo 88? Mi batteva con un materasso e mi violentava. Io dico, no, aspetta. Così no. Non il materasso. Lì denuncio, perché se metti che questa cosa poi viene messa in giro, le persone ci credono. Cioè io perdo il lavoro, perdo tutto e denuncio sì. Ma non per un risarcimento materiale, per una questione che io voglio che quella persona paghi tutto quello che deve pagare in maniera legale, ovviamente. Ci sta. Non è giusto, perché devo stare lì come uno stronzo a prendermi se non ho fatto niente? No, ma certo. Non è giusto. Certo, cioè, no, anch'io credo nel poggio dell'altra guancia, come diceva Luca, però... Dipende dalla gravità. A tutto c'è un limite. A volte è una controdenuncia, è una controdenuncia porgere l'altra guancia, a volte. No, allora, se si tratta di cose piccole, tipo una persona che ti palla alle spalle, eccetera, te ne sbatti i coglioni e dici, vabbè, senti, lascialo fare, poveretto. Anche perché accade. Oh, poveretto. Ma sì, è capitato un sacco di volte. Con quella persona o non ci parli più, oppure, vabbè, non è che succede niente, non è che la meni... O fai qualcosa, però se si tratta di una roba di diffamazione che ti rovina la vita, allora lì sì. Ma dipende anche se vuol dire poggio l'altra guancia. Ma Luca non ha... cosa vuol dire? Cioè, secondo me Luca, pur di evitare il conflitto, farebbe di tutto. Un po' questo, secondo me, è il punto. Però non lo so. Sì.
grazie Vaz, se poi, cerco, poi mi ritrovo obbligato a dover combattere, allora poi. E se invece viene attaccata una persona vicina a te, come reagisci? Aia, tilt. Spero che la persona vicino a me attaccata non abbia reagito prima di tutto. Questa è una cosa fondamentale. Mica, bisogna andare a girare il manuale. Che rischio. Madonna, ma che pacifista di merda che siete. Perché il rischio è passare in un attimo dalla parte del torto. No, è quello il rischio. Eh sì. Di quella se ti comporti male, reagisci. Magari reagisci anche in maniera superiore rispetto al danno subito. Chi se ne frega. In quel frega caso passi alla parte del torto. Chi se ne frega. È vero, Edo. Però poi rischi di essere tu. Ma non passi la parte lesa. Io sono d'accordo con Luca. Io sono d'accordo con Luca. Io con Edo. Vabbè, ma te me ne resti anche il panettiere perché ha sbagliato 200 grammi di pane, tizia. Prima te. Tra messi 250 e messi 200. Allora, io sono un caso a parte perché a volte lo cerco il conflitto. Però non riesco a tenere la testa bassa. C'è Masa che fa l'angelo. Ho letto. Però non riesco a porgere l'altra guancia, te la spacco l'altra guancia. Luca, sei un fan di desse un destro in faccia, Luca? No, anche te, Diego, un po' estremo, scusa. Vabbè, può succedere, è una fiera, arriva uno e ti dà un destro in faccia. Corretto. A Napoli sono successe cose che... Mangaio di merda, boom! No, Napoli certe cose non tu sei quello che rappresenti Mangaio, vero? Non mi hai foderato un fumetto, toh, sei uno di questi merdosi. Boh, colpo in testa. Oh, camano così. Da, così. No, direi contatta pure il servizio clienti, ti aiuteranno. Sì, dopo con due denti così e basta. Sai chi è secondo me uno che... No, mi hanno dato tipo le manate sulla testa quando ero senza cappello, c'è stato mi sembra domenica. No. A uno mi è saltato per leccarla tutta e poi tipo le manate così. No, anche meno. Una Batista Bomb Vabbè, è un po' difficile. È un po' difficile fare le Batista Bomb. Prendi così, boom. No. La fiera. No, c'era Federic. Federic secondo me ha sempre paura di essere ammazzato. Io c'ho questa impressione. Era il comico così. Ah, vuoi la firma? Sì. Oddio, sta tranquillo. sempre impaurito. Oddio! A Napoli c'è stato un ragazzo che è venuto e ha detto Napoli ti stima. Allora là ho capito che Napoli io posso girare tranquillo. Che non so come fare perché uno te l'ha detto. Rappresentante sindaco di Napoli. Ti stima tanto, dai. Era dei registri, si è detto va bene così. Napoli ti stima, poi pa. Ho messo la bandierina su Napoli, a posto, sto tranquillo a Napoli. Ma perché, di che città, vai Vic, scusami. No, vai tu poi. No, io voglio capire perché, di che città hai paura? No, non si sa mai, magari arriva uno, mi punta una pistola e rotto il cazzo. Ma Diego, ma che idea aveva? Allora, ok, che parte io un paio in testa che mi ucciderebbe, ce li ho, che mi ucciderebbero, però, ok, però non è che sono tutti così, capito? John Lennon. Io ce l'ho il mio assassino di John Lennon, secondo me, così a Napoli. Scusami, Dada, se t'ho lasciato solo, allora. No, cioè, vabbè, la paura la puoi un minimo proprio. Potrebbe succedere che un pazzo potrebbe uscire dal nulla, dalla folla. Ci sono, Dada, basta zappaio! Vabbè, ma per i meme poi non penso. Cazzago, benvenuto. Però no, che ne so, sì, no, ma... Però sono tutti gente, pepi. Di gente fuori in testa ce n'è. È quello, capito? Ma non a me è capitata una roba strana in fiera. Sono andato al Milano Comics weekend scorso. Arriva sto ragazzo e mi dice: io ti stimo, sei un grande. Tutto. Poi mi guarda e mi fa: alla mia ragazza invece no, lei non ti sopporta. Infatti è rimasta là in fondo. Boh. Ma io ho pensato: ma perché dirmelo? No, ma puoi raccontare invece quello di quel male. Messaggio privato? C'è questo tizio strainquietante che tipo una settimana fa. Qua scrive: ciao Victor, io sono il tuo sosia con i capelli rossi. Ho passato la mia vita a cercare di perfezionare il mio aspetto per assomigliare a te. Questo è il risultato. E mi manda questa foto tutta buia, inquietantissima di lui così. Ed effettivamente è me con i capelli rossi. Testimonio, l'ho visto. No, tipo ti mandava la foto del pagliaccio del McDonald's. C'è stato un attimo un problema strutturale. Ma io non ho così paura di questa roba qua. Cioè, io rischiavo. Io forse dei follower, delle persone che magari possono farsi prendere matto. Io.
Beh, anche al concerto di Panetti ti fondi è lui il pericolo per gli altri, mica il cazzo, è bella questa, Angelo. Sì, forse sì, forse io sono il pericolo per loro, ma non tanto. You are the danger. No, non tanto, dai. Grazie al concerto di Simo, dicevi? Al concerto di Simo erano in mezzo alla gente, un tumulto, un casino, tra la gente a pogà. Però mi garba, capito? Non ce la posso fare a rinunciare a quella roba. Giustamente c'è chi dice, ma chi ve se incula? Vabbè, quella ragione, sì, è vero, anche se ma che cazzo di scedi, via. Dario metteva il suo indirizzo di casa pubblicamente su Facebook, di che parliamo, vero? È vero, è successo all'inizio della mia carriera, per far vedere le anteprime di miei libri. Tu sei scemo però. No, ingenuo, sei completamente ma non è ingenuo, è un coglione. Ma che può succedere? No, era un'anima pura, era che un'anima può succedere pura. Che Mario facciamo vedere in anteprime i miei video sotto casa ma tua. Sì, ma fare anche a fiera. Facciamo vedere, ma era l'indirizzo dei miei, c'era Babbo, io ero tranquillo con Babbo. Ma quindi ancora l'indirizzo vecchio loro? Sarà stato fiero tuo Babbo, felice. Ma Babbo è tranquillo. Cioè, Babbo. T'hanno mai rotto il cazzo? Eh? Una volta solo taxi, una volta, e poi quel tizio che era venuto, siciliano, che era venuto vestito da Onizuka a mezzanotte. Non era Olorin. Mezzanotte, poi l'orario era un umano. Bello. Sì. Babbo, sì. Però Babbo dormiva, non se ne era accorto. Poi la maggior parte del tempo non c'erano, capito? Perché io non invitavo gente a casa, perché mi sentivo solo, la invitavo anche a sconosciuti, amici, tutti. A me trovarono l'indirizzo sull'elenco, perché comunque era intestato a me, quindi era facile trovare Angelo Masullo sull'elenco. Succede, grazie però a Flavio. Ero l'unico. E mi porta una sega. Anche Nanni, sì, se ogni tanto qualcuno sgama l'indirizzo. Vi lascessi in live a casa. Ha finto questa in live a mezzogiorno. Che coglione. Il nostro Nanni. Te cammino la clip. Nanni ha finto questa casa. E così fa un po' paura. Tipo ogni tanto a me capita che arriva il tipo del Glovo e mi riconosce e mi dice, ma io ti seguo. Anche a me. A me tutti ora mi conoscono. Anche cioè, a me. Sono io andato, un giorno ho ordinato, mi ricordo, un panino, scendo. Mi dà la busta per forza, io faccio, senti, guarda, non dire il mio indirizzo, non dire, ecco, quell'altro si è attivato, è contento che abbiamo detto per forza, gli ho detto ti prego non dire a nessuno dove sto, grazie, arrivederci, no tranquillo, fratello sembrava un tilt completo, fratello così nel mezzo di strada, uno spam. Sì. E invece padre. Però inquietante, tipo su Instagram a me era capitato che dopo mi aveva scritto un messaggio dicendo e comunque sono io quello che ti ha portato la pizza, eri bellissima. Cioè, queste cose qua capito, un po' inquietante. Queste cose qui no, soprattutto quando capita con le forze dell'ordine. Ma cosa c'entra asteroid? Comunque, quando ti fermano i poliziotti, no? E fanno un po' piacioni, fanno via, mostrami i documenti, cercano di ottenere qualcosa. Non ero io che ho portato la pizza, non ero io. Mi sono successo due volte il tabaccaio. Sai quando fai la ricarica del numero? Sì. Due tabaccai diversi. Questo mi ha scritto, ciao, sono il tabaccaio, spero non ti spiaccia se uso il tuo numero per scriverti, sei molto bella. Fatto, sì che mi dispiace, ma scusa. Sì, questo ce l'ha. Sì, è capitato. Ma scusa, te Cri, roba un po' più grave da questo punto di vista, cioè gente che ti viene sotto asa perché perde la testa, l'hai avuta o no? A parte in Sardegna, no, non so. No, fortunatamente così, cioè non sono così tanto conosciuta ad avere queste cose. Poi abita a Olbia, ma chi cazzo sei? Per quello in Sardegna, magari sei un po' io per cazzi tuoi. Milano capita un po' di più forse, sì. Capito. A me una volta hanno lasciato Milano, una lettera. Già. No, fortunatamente no. Tutti abbastanza gentili. L'orecchio. Però cos'è comunque tante. Anche tante per forza, dai. Edo, che senso? Per forza. Cos'è? Ecco, con una te. Lettera. Un saluto all'altissimo, la apro, Dio cane. Grande fan. Veramente. Big fan. Te lo giuro. Io ne ho uno nel palazzo, non ho mai incontrato. No, l'ho aperta manco io, me l'ha aperta mia madre, perché c'era mia madre quella volta. Immagino. Secondo me in chat. Ce n'è uno nel palazzo. Tu hai un Dada Earth nel palazzo. Sì, che non ho, intanto mi diceva, Dada, guarda che sono il tuo vicino. Delle cazzottoni sui muri. No, beh, queste robe qua non va, cioè, ma queste robe qui non vanno mica bene, secondo me. Veramente, scusa. Sì, ora è tranquillo. Tra l'altro, no, aspetta, sai come si chiama? A Sbregafioi Prime.
Infatti, ma sei un fan di del Massimo? No, no, ma non lo guardo mai. E allora che cazzo vuol dire? A Sbregafioi, non lo guardo mai. Perché a Sbregafioi Prime? Ma poi a Roma, cioè. Boh. Vabbè, no, infatti, non l'ho mai incontrato. Ehi, a me l'hai incontrato, ma ti tirava il cazzo. A me, secondo me, c'è un paio, due o tre che mi fanno gli scherzi in batteria e mi chiamano. Ah, sì? Cosa è successo? Mi stava graffiando David. Ce n'è un due o tre. Divi, non so di che chat siano, perché mi telefonano in barberia e poi buttano giù. Che palle. Super divertente. No, vabbè, ma così non sa di niente. Proprio Bart Simpson. A me nella buca, mi misero una letterina con le monete dentro e per me. E ha scritto: questi sono per te e per Domenico, perché non posso fare la sub. Vabbè, sì, allora ogni tanto mi è capitato anche a me di gente che mi veniva a dare i 5 euro. Tieni, Dario, la sub IRL, ma non me ne frega nulla. Tieniteli, cioè, falla su Twitch. No, così non Ma hanno fatto firmare i soldi. Boh, un po' triste. Ma firmare i soldi. Ah, al comico c'era quel ragazzo che voleva essere autografato il documento di identità. Ah, da me, sì, eravamo lo stand, a questo ragazzo con la carta in te e fa: Mangaka, firmamela. Io faccio: ma è illegale. Io faccio: non so se è legale che io ti firmi la tua carta identità. E lui fa: aspetta, allora, ho la patente. Io faccio: guarda, allora. Non ti posso firmare né la patente né la carta identità. Io sì, alla fine ho firmato il braccio, tipo, però. Io sono andato a fare il passaporto l'altro giorno. Che sta succedendo? Dando la mia carta d'identità. E c'era, cioè, la signora era un po' interdetta. Faccio: senta, signora, questa è la mia carta d'identità. E aspetta, devo trovare un modo per. Ecco. Ah, sì, l'ho vista, ho capito. Vale. Condizioni ottime. Ah, anche i due pezzi. Ma non penso sia valida. È valida. Finché leggibile, è valida. È valida. Capito? È separata teoricamente. No, è valida. PSA. Ma hanno fatto il passaporto, quindi due. È valida. Mint. L'ho fatto in vista del Giappone. Non si sa mai. Meglio non farsi trovare impreparati. Grazie a tutti. Visto, fatto. No, anche perché Power mi ha detto una cosa, vuol fare una cosa. Io sono rimasto incollato sulla Vlad. Bello! Metti con le gambe rotte con quelle. Sembro George Washington. È vero, sembrava banconota. Polona. Ora, il prossimo sei te, Diego, vedrai, ti chiama la prossima puntata. E tra l'altro quando è? Domani? Dopodomani. No. Cioè, domani, perché... A che ora? Domenica, sì. Alle... Quindi niente Tomodachi. No, io non streamo domenica. Lo streamo domenica per il Polyquiz Show. Cioè, ti rendi conto, Nanni, io dove sono arrivato? A che punto sono arrivato? Sull'orario tuo, Sì, sì, perché non si può assolutamente cambiare orario alle 21. Rinuncio a un giorno di stream per venire a Polyquiz Show, però faccio quello che voglio. Chiaramente io mi faccio bannare. No, io quasi un ban. Non lo vedo scrivere da un po', ad occhio. Così. Beh, si è morto. Tipo. Io un ban di un giorno me lo piglio per il Polyquiz Show, il mio primo ban. Secondo te, bene, se mi alzo e cago sulla scrivania, è ferma? Non è ferma. Allora, se no, per un giorno di ban, ma per rovinargli il quiz, posso alzarmi dalla sedia per dire vado in bagno e per sbaglio mi si vede il culo perché mi cascano pantaloni o cose del genere. Un culo. Ma giorno. Non ti bannano neanche per quello. Ma dici come al Comic Con? Però lui deve staccare la live. Bello, quindi sono tipo 10 volte alla live. Possiamo raccontarlo, Nanni, questo aneddoto ormai, dato che il Comic Con è passato. Quando... Sì, ho capito. Vai, raccontalo te, dai. L'hai visto te? No, che Dario ha proposto la sfida. Allora, le prossime 10 carte le firmo con il cazzo di fuori. Cazzo di fuori. Le successive 10 carte sono state effettivamente firmate con il cazzo di fuori. C'era proprio il cazzo e le palle di fuori. Che si vedeva, cioè era visibilissimo. Chiaro che non stava ovviamente così.
No, però sta neanche sotto la scrivania. Cioè, mi puoi passare un attimo la birra? Ma scusa, ma le persone che erano lì che no, si facevano nessuno ha notato niente. Vabbè, comunque, ragazzi, inizio a salutare perché il pub finisce qua. Quasi mezzanotte. Ma dura così poco adesso? Te non vieni da molto tempo, dura 2 ore da qualche mese, solo che te eri in live da Voghelita. Ragazzi, la saluto Matteo Riso. Io ero in live da Voghelita. Più volte sei stato. Anche da Lucilla. Allora, ringraziamo Matteo Riso per essere passato. Ringraziamo il Masella che se n'è andato per colpa della solita connessione. Siamo ritornati un po' indietro. Grazie al Masseo che ci ha insomma elargito. Non ho fatto niente, tranquillo. Ma poi non è zitto. No, grazie a Crispiz, grazie a Angelo, grazie a Nanni, grazie a Tizio, grazie a Vic, grazie a Dada e grazie a Luca. Voghelita maggiore, ragazzi. Masseo, non ti darà mai la figa, Caspi. Mai, non ti darai neanche mezzo culo. Grazie, sono. Zero, niente. Grazie Nicole Senpai per l'apparamento. Mi spiace per te. Vabbè. Ciao, ciao ragazzi. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao.